Oggi ci troviamo a Trignano, al Museo dei Monti della Riva. Siamo a Trignano, in provincia di Modena, ai piedi dei Monti della Riva, dove si è svolta una delle battaglie più importanti della Seconda Guerra Mondiale nella campagna d'Italia, che nel 1945, nel mese di febbraio, ha portato allo sfondamento di uno dei punti principali della linea gotica, che hanno portato poi, hanno permesso l'avanzata verso la pianura padana degli alleati. Siamo in questo museo, sono qua con Massimo Turchi, presidente dell'associazione Linea Gotica, Officina della Memoria. Faccio parte anch'io di questa associazione come membro del direttivo. E quindi ti chiedo intanto, Massimo, se ci puoi raccontare appunto della nostra associazione, di che cosa si occupa. Sì, allora l'associazione è nata formalmente nel 2009, anche se il progetto nasce nel 2002. Perché quando facevamo parte della loro associazione volevamo capire come era andata questa battaglia, che tutti sapevano che era importante ma nessuno aveva studiato, e quindi invitammo dei reduci americani, tedeschi e partigiani a raccontare. Da lì che è nata l'idea appunto di conservare le memorie, perché l'associazione, lo scopo principale è quella di conservare e poi di diffondere, di promuovere, di valorizzare queste memorie. Allora, come hai detto te, la battaglia della Riva è importante perché arriva in Italia l'unica divisione americana alpina che arriva e si prende la responsabilità di sfondare il fronte, perché in quel momento, nel febbraio del 1945, era fondamentale arrivare a Bologna. E quindi loro nel febbraio del 1945 fecero questa incredibile operazione, perché il caposaldo era il Belvedere. Per conquistare dovevano prendere i Monti della Riva, che era una cosa mai vista prima, e di notte scalarono questi 600 metri di dislivello, cogliendo di sorpresa i tedeschi, potendo così dare la sera dopo l'attacco al Belvedere, che era poi il caposaldo, e da lì poi sono pian piano arrivati fino in piedi. Dal 2012 come associazione gestiamo il Museo dei Monti della Riva. Come è nato quindi questo museo? È nato appunto da voler conservare le memorie, perché qui ci sono sia oggetti di scavo che sono stati rinvenuti, che sono importanti perché comunque è storia vissuta, questi hanno visto la guerra, e le storie delle persone con le loro testimonianze. Qui ci sono circa una quarantina che abbracciano un po' tutta la complessità della guerra, e che questo è quello che poi cerchiamo di passare anche agli studenti, perché questo è un museo molto rivolto alla didattica. Una delle cose che secondo me rende anche più particolare questo museo, oltre alle tante vetrine che ci sono e ai pannelli in doppia lingua, italiano e inglese, che raccontano dei protagonisti di questi territori, di queste battaglie, una delle cose secondo me più particolari è questa ambientazione che ricrea la postazione all'interno di una soffitta, di un'abitazione, di un agente segreto. Attraverso questo diorama creato da oggetti rinvenuti da scavo o da donazioni di privati, ricrea quella che era una situazione assolutamente comune nei nostri territori, cioè quella di agenti segreti che fungevano da tramite tra le comunicazioni delle brigate partigiane e degli alleati. In particolare questa ambientazione è stata ispirata alla storia di Ennio Tassinari, un agente segreto dell'OSS che proprio in queste terre ha svolto un ruolo molto importante nelle comunicazioni tra i partigiani e gli alleati. All'interno di questo museo potrete trovare tantissimi reperti rinvenuti grazie all'utilizzo dei metal detector. Questo però che vi mostro adesso è un oggetto davvero particolare, perché è un antesignano dei metal che noi utilizziamo quotidianamente nelle nostre ricerche di militaria, ed era utilizzato dagli americani per identificare le mine tedesche. Nei dintorni del museo si sapeva da sempre che era stato abbattuto un aereo da ricognizione americana, un Bristol Blue Fighter, nel novembre del 1944. Questo è stato confermato quando è stato rinvenuto, grazie all'utilizzo del metal detector durante uno scavo in ricerca, il disco del tachimetro di bordo. Da questo aereo è nata poi una storia molto bella e toccante che arriva fino ai giorni nostri, di cui adesso chiedo a Livio di raccontarmi. Anche Livio è un ricercatore ed è membro dell'associazione Linea Gotica, anche lui nel direttivo, e quindi ti chiedo di raccontarmi appunto qualcosa di più su questo aereo e sulla sua storia. Sì, la storia che poi, come hai detto tu,
arriva a fine dei giorni nostri, è nata appunto una notte di novembre del 44, quando l'aereo su cui volava Floyd Philip Foss fu abbattuto dalla contraerea tedesca. I due piloti, perché oltre a Foss c'era il suo collega, dovettero lanciarsi con il paracadute per non precipitare insieme all'aereo. E caddero proprio sul centro del paese di Fanano, il nostro comune, a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. La fatalità ha voluto che il copilota rimanesse impigliato col paracadute nei cavi della luce, in piazza praticamente, e fu fatto prigioniero dai tedeschi. Mentre Philip Foss, cadendo solo qualche centinaio di metri di distanza, fu subito recuperato da alcuni partigiani del paese e nascosto. L'hanno poi tenuto nascosto per diverso tempo, fino a che non sono riusciti ad attraversare il fronte andando in Toscana incontro agli alleati per consegnare a loro il pilota salvato. Da allora i partigiani che avevano passato diversi giorni con lui non hanno più saputo niente di questo personaggio, fino a che la curiosità ormai in vecchiaia ha fatto sì che ci chiedessero di fare delle ricerche. E così, tramite alcuni esperti di questo genere di ricerche che fanno parte sempre della nostra associazione, abbiamo scoperto che era ancora vivo e abbiamo contattato la sua famiglia. Dunque, dalla richiesta di informazioni, di provare a scoprire qualcosa di più su che fine avesse fatto il pilota dell'aereo quella sera, richiesta partita dai due partigiani verso l'associazione, ora ti chiedo, Massimo, come abbiamo fatto oggi a trovarci davanti al giubbotto che il pilota americano indossava proprio quella sera, che è qui esposto al museo. Sì, come aveva detto anche Livio, cioè, questo ricercatore riuscì a mettersi in contatto con la famiglia, che nel momento in cui però il pilota era morto da poco tempo, e alla fine la figlia è voluta, una delle tante figlie, è voluta venire a rivedere i luoghi, a conoscere i parenti o il partigiano, il parente dell'altro partigiano, e in occasione abbiamo realizzato una mostra. In occasione di quella mostra il privato che aveva conservato il giubbotto di Foster, che era un giubbotto che teneva bene il freddo, l'ha donato praticamente al museo e oggi è qui. Qui all'interno del museo tutti i reperti americani che si possono vedere, sia quelli rinvenuti da scavi fatti col metal detector, sia quelli arrivati tramite donazioni di privati, appartenevano ai soldati della 10ª Mountain Division americana. Questo corpo era un corpo altamente specializzato per combattere in sotterranei e in zone particolarmente impervie, e quindi è stato determinante il loro ruolo nell'avanzamento del fronte degli alleati. Loro infatti sono stati in grado di salire il dislivello esagerato che c'era per arrivare fino in cima ai monti della riva, e dai monti fino alla pianura sono stati anche in grado di creare anche nuove tattiche per l'epoca, assolutamente anche innovative, inaspettate, che hanno portato poi all'avanzamento del fronte e alla vittoria di diverse, tantissime battaglie per gli americani e per gli alleati. Ora, riguardo alla 10ª Mountain Division, so che hai insomma delle belle storie da raccontarci, che sono custodite e tramandate dall'associazione, quindi ti chiedo, Massimo, di parlarci della 10ª Mountain Division. Sì, il rapporto con loro è nato nel 2002, quindi direttamente con i reduci. Io mi ricordo di Harrison Coleman o di Fenker, che abbiamo conosciuto personalmente, abbiamo trascorso del tempo. E poi i rapporti si sono approfonditi con l'associazione, che a cadenza ogni 2 o 3 anni torna in Italia, adesso con i figli, con i reduci. E questo rapporto è stato importante perché comunque ci hanno lasciato del materiale. Coleman ci ha lasciato la giacca, Vernon Carter è venuto qua all'inaugurazione del museo, poi quando è morto ha lasciato il figlio, che la sua roba da militare, Vernon è questo qui, la sua roba da militare dovesse essere donata al museo. Poi è arrivato Hans, il figlio di Hans Horn, Julius, che è venuto a vedere il museo, ci ha dato la giacca di suo padre. Lui era nel quartier generale
dell'87. Quindi adesso questi sono alcuni piccoli esempi, però ci hanno lasciato le loro storie, ci hanno lasciato le loro impressioni e questo rapporto continua perché abbiamo molti visitatori americani, ovviamente o direttamente parenti o semplicemente così appassionati a questa storia, che vengono a vedere il museo e a vedere le loro storie, perché qui questo museo conserva le storie di americani, partigiani, tedeschi, brasiliani, afroamericani, ebrei, civili, soldati delle salmerie, partigiane, staffette, agenti segreti che ne abbiamo visti anche prima, quindi come ripeto è per rappresentare la complessità della guerra di mille storie. Come avete visto, le storie da venire a conoscere qui al Museo dei Monti della Riva di Trignano sono tantissime. Noi, Associazione Linea Gotica Officina della Memoria, vi aspettiamo qui al museo, che trovate aperto in estate, altrimenti durante il resto dell'anno apriamo per le visite guidate a gruppi su prenotazione e niente, vi aspettiamo qui al Museo dei Monti della Riva a Trignano.